atteggiamenti irriguardosi nei confronti del popolo di Napoli, di rappresentanti della squadra locale. Il Comune di Napoli come intende intervenire con l'ufficio preposto che è stato presentato proprio qui a Palazzo San Giacomo? Sì, andremo avanti con grande determinazione. Subito dopo le feste sarà avviato anche un avviso pubblico a mezzo stampa per ricevere la disponibilità di giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo di far parte di un osservatorio specifico di Difendi la Città Stadio, perché quanto accaduto ieri durante la partita Inter-Napoli è qualcosa di deprecabile e vergognoso che non si può tollerare, e quindi il Comune di Napoli farà la sua parte, porterà avanti questa azione attraverso la quale farà in maniera determinata un'azione di contrasto forte e anche sinergica con la FIGC per fare in modo che quello che è accaduto negli stadi e che accade negli stadi di tutta Italia, che rappresenta solo ed esclusivamente inciviltà, non accada mai più.